Che c'è? Lo sai? No, non lo so, che c'è? E invece lo sai? Ti dico che non lo so, di che cosa... È metà aprile. E quindi? Non siamo pronti. No, per la prova costume. Esattamente. A me sembra che tu non c'hai problemi. Ma soprattutto, ma perché dobbiamo sottoporci a sto problema? Perché? Perché? Perché ogni anno sta storia? Siamo appena usciti dai Bignè San Giuseppe e dalla Colomba. Ma come faccio a essere pronto per la prova costume? Io lo dico per te. Ah, lo dici per me? Cerchiamo di salvare il salvabile. Senti, ognuno è com'è. Non si può pensare che uno ritorna in forma in 2 mesi. Senti, ma sta della Nutella? La Nutella? Ma hai capito quello sì, che sto dicendo? Sì, ho capito, ho capito. Ma hai bevuto oggi? Adesso che c'entra? La prima cosa è bere. Tu bevi poco. Bevo quando c'ho sete. E sbagli, quando il corpo ha sete è già troppo tardi. Che palle. E allora fai come vuoi. Ma non faccio come voglio. Fai come vuoi, puoi venire al mare in quelle condizioni? Perché? In che condizioni sto? Non sei in forma, dai. Che bestia fa? Body shaming? Ma tu sei tutto shaming. Allora partiamo dal presupposto che a me mi piace pure così. Ma così come? Beh, che... Vabbè, devi tonificare un po', devi merdere le maniglie dell'amore, togliere sta pancettina. Sto da buttazzo. La pancettina è l'alcol. Ma io non bevo l'alcol. Eh sì, a birretta con gli amici, aperitivo. Dai, ma come si fa a vivere così? Devi fare un po' di sacrifici. Se togli l'alcol e fai lo sgarro solo una volta a settimana, torni come quando t'ho sposato. Ma è possibile che mi devi dire le frasi che dicono le cinquantenni ai mariti? T'aiuto io. Ma non ce la faccio. Mangiamo sano tutta la settimana e poi domenica facciamo lo sgarro. Sabato facciamo lo sgarro. Sabato facciamo lo sgarro. Uno sgarro a settimana. Per forza. Niente patatine, prosecchini. No. Rinchiudimi. Me devi portare dentro quegli ospedali bianchi in South Carolina, dove ti danno i pasti sotto le celle e la facciamo finita. Stai a fare una storia per niente. Sto solo dicendo di mangiare sano, di non mangiare schifezze, no di non mangiare. Saranno dure soltanto le prime 2 settimane, poi ti abituerai, sarai costante e quando ti guarderai allo specchio mi ringrazierai. Da domani iniziamo la dieta. Quindi stasera ancora possiamo sgarrare? Sì, teoricamente sì. Allora vorrei l'ultima carbonara. L'ultima carbonara. Io non mi fido. Ma hai visto che professionista? Un dietologo che si chiama Mario Panza? Sì, ma guarda che questo è uno che ne sa, eh. Bisogna affidarsi ad un professionista per seguire un'alimentazione sana. Poi hai sentito che ha detto? Più spuntini al giorno fanno attivare il metabolismo e poi tutto in discesa. Colazione, merenda, pranzo, merenda, cena, merenda. Il segreto della merenda. E che ci abbiamo per merenda? Allora, un frutto, poi 8 mandorle o 6 uve passe. Come? Un frutto, 8 mandorle o 6 uve passe? 8 mandorle e 6 uve passe? No, un frutto, 8 mandorle o 6 uve passe. Ah, una esclude l'altra. Sì, e se no puoi fare un frutto, 4 mandorle e 3 uve passe. Pensa, io c'ho un pappagallo che mangiava sta dose. Hai già iniziato? Hai fatto solo la colazione e già te la menti? Ma perché? No, yogurt greco e 4 biscotti è una colazione? Certo, una colazione sana. Lo sai che tu eri abituato a 2 cornetti a Nutella col cappuccino? Ovviamente, o yogurt greco è così acido... Che mi si girano l'occhio quando mangio. Perché è proteico. Ti hai mangiato queste 8 mandorle. Assaporale. E masticale. Ingoia come un tacchino. Le succhio, così durano di più. Ma avevi bevuto il bicchiere tiepido di acqua e limone che ti avevo preparato stamattina? No, il bicchiere non ce l'ho fatta, fa schifo. Quello lì lo dovevi bere prima della colazione, lo stomaco vuoto. Appena ti svegli bevi un bicchiere d'acqua e limone. Ma hai già finito le mandorle? Sono stato velocissimo a finire le mandorle. Dai, mangia del frutto. No, so pieno. Le mandorle mi hanno riempito. Precisione e costanza sono fondamentali per un'alimentazione sana. Dai, che fra poco pranziamo. Allora, 80 grammi di pasta integrale, tonno, zucchine e 3 cucchiaini d'olio. Tornettozzi maritozzi.
I primi cornetti ripieni di maritozzi alla panna. Patatine al gusto di grasso, croccanti fuori e morbide dentro con un cuore. Vorresti una pizza appena sfornata con sopra del lardo di colonnata e olio quanto bassa con lo struzzotto proprio... Prova i nuovi tortellini al gusto tortellino ripieno di parmigiano. Oggi sento che sarà dura. Sì, oggi sarà un po' dura, ma ti prometto che da domani sarà tutto tortellino in 1000 calorie. No, su questo non eravamo d'accordo. Ma era ovvio. No, non era ovvio, che ovvio. Con cosa va a braccetto una corretta alimentazione? L'attività fisica. Io non c'ho energie. Ti sembra di non avere energie, perché il tuo corpo sta lottando, sta cercando di rimanere nella sua zona comfort alla quale eri abituato, ma tu sei più forte. No, non sono più forte. No? La tua mente è più forte. No, è proprio la mia mente che mi dice ma che cazzo stai e a fare. E tu non ascoltarla, ora ci facciamo una bella oretta. Oretta di corsa, ma tu mi fai male. Di camminata veloce. Camminata veloce è una corsa, come una corsa lenta è una camminata. Un'oretta e torniamo, vedrai che nemmeno la senti. Oddio, non ce la faccio, non ce la faccio. Quanto tempo è passato? 6 minuti. E quanto manca? 54 minuti. È vero. Non c'ho le forze nemmeno per le sottrazioni. Dai, alla fine mi ringrazierai. Gabriele, siamo i biscotti al cioccolato dentro al pensile. Vienici a mangiare, siamo i bastoni. Gabriele, siamo i bastoni. Vieni a mangiarci anche noi. Ma non posso, patatine mie. Allora, non ti piace. È vero, mi piacete tantissimo. Perché? Io? Sono la colomba avanzata di Pasqua. Certo, è rurrufa. La colomba, vero? Vieni a mangiarmi. Ma sono passati 15 giorni da quando ma sono ancora qui. Ma sei andata male, dai, sei andata male. Oh, c'ho un po' di muffa, ma se la togli col coltello sono ancora commestibile. Non è vero, mi stai mentendo. Sì, è vero, ti sto mintendo. Prima ti verrà un forte mal di pancia, però verrai pervaso dal sapore della crosta di zucchero sulla mia superficie. Esattamente, ti manca lo zucchero, vero? E allora vieni a leccare i confetti della comunione di tua cugina che sono chiusi nella cristalliera da 6 anni. Oh, Gabriele! Ma chi stai a parlare? Con nessuno. Con nessuno. Ma dalla pianti del russato. No, non sto arrussando. Ma come no? Ma è svegliata. E la pancia. Perfetto. Sono gli ultimi spasmi. Da domani vedrai che sarà una giornata diversa. Lo stomaco fa questi rumori perché si sta rimpicciolendo. Ah, quindi non è perché ho mangiato 80 grammi di pane, 300 grammi di merluzzo e 300 grammi di spinaci. No, è perché si sta riducendo. Quindi domani, durante i pasti, ti sazi prima. Ah, ho capito. Quindi da 4 mandorle solo 2 perché... Mi riempio prima. L'apporto calorico deve essere quello. Ti ricordi che ha detto il dottor Panza? Oh, fammi dormire, va. Non me ce fa pensare. Dai, mettiti sul guanciale e dormi. Zitta, non di nomi di cose che si mangiano, per piacere. Che... Dai, a domani, eh. Speriamo. Ah, c'aveva ragione il dottor Panza. Il peggio è passato. Lo vedi? Che t'avevo detto? Lo posso dire? Io mi sento proprio bene. Sto bene. Stasera ci mangiamo una sogliola, patate lesse e verdura abbondante. Ti dirò di più. Adesso che mi sono abituato a mangiare sano, pulito, pesato, solo al pensiero di mangiare schifezze mi disgusta. Chi è? Tamara e Omar. Un po' che togliere. E che ne so? Rispondi. No, rispondi tu. Pronto? Eccoci qua, ragazzi. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Bene, dai. Stasera? Stasera. Stasera, a dire la verità, noi saremmo liberi. Siamo liberi. Il sushi? Il sushi. Perché noi avremmo comprato 2 sogliole. Sì, 2 sogliole. Sì, pure tu c'hai ragione, ma è meglio il sushi con la soia che la sogliola. Lo so, però noi alle 20:30 da Dugoyon. 30 da Dugoyon.
Dugoglion. Da Dugoglion 20 e 30. Senti, vi possiamo far sapere... Sì, sì, ci siamo. Da Dugoglion. Sì. Ci vediamo là. Dai, a dopo. Allora, il sushi non è uno sgarro. Ho del riso col pesce crudo. Però ci dobbiamo fare una promessa. Solo stasera. Andata, dai. No, dai. Dovevamo stare attenti. Alla fine ho buttato tutto. Dai, non hai buttato tutto. No. Abbiamo sfaciolato. Mo, se lo sa dottor Panza, lo sa che figura che facciamo. Vuoi una tisana al finocchio? A tisana al finocchio, non è che è la soluzione a tutto. Vabbè, ma drena. Drena. Da venerdì se siamo magnati l'apporto calorico dei 3 mesi, drena sto cavolo. Guarda che tanto, fa pure la testa, eh. Se tu pensi di non aver mangiato, non ingrassi. Che stato l'hai sentita? L'ho letto su Donna Plus. Non è vero. No, non è vero. Vabbè, dai, allora, è andata. Non possiamo fare una tragedia. Da lunedì però... Sì, sta sempre così, si dice. No, seri. Da lunedì a stecchetta. Però oggi è domenica. Te va l'ultima cacio e pepe.